Buonasera a tutti gli ascoltatori di Border Nights. Abbiamo parlato molto, moltissimo nella nostra trasmissione di poteri occulti con diversi ospiti. È un tema veramente tra quelli principali della nostra trasmissione. Ma questa sera ne voglio parlare insieme alla giornalista Stefania Limiti. Buonasera Stefania. Buonasera, grazie di avermi chiamata. E ne parliamo perché è appena uscito un libro di Stefania Limiti dal titolo proprio Poteri Occulti, che è una sorta, secondo me, di compendio di quello che sono stati e che sono i poteri occulti in Italia, ma non solo, ed è un po' anche una carrellata della strategia della tensione, quindi di vari fatti di cui noi appunto ci siamo occupati più volte in trasmissione, quindi da Portella della Ginestra al caso Moro, alla strage di Piazza Fontana e via avanti. Quindi è un libro, seppur molto piccolo di dimensioni, però molto importante secondo me, sia per chi conosce già questi fatti, per fare una sorta di riassunto, di ripasso di tutti questi fatti, e sia anche per chi non li conosce e vuole avere un punto di partenza, che secondo me è un buon punto di partenza questo libro. Allora, Stefania, io partirei proprio da questa definizione di poteri occulti, perché tu tra l'altro sei partita da una definizione che dava Norberto Bobbio di poteri occulti. Quindi, diciamo, riassumiamo un po' questo. Ma dunque, tengo a precisare che questo libricino nasce da un corso di formazione che sono stata invitata a tenere dalla Biblioteca della Legalità, un'esperienza molto importante, nata un paio d'anni fa e che si occupa di formazione. Mi fui chiamata a fare un corso appunto per insegnanti su questo tema dei poteri occulti e quindi mi sono io stessa cimentata, dopo aver scritto molto di stragi, terrorismo eccetera, ho dovuto affrontare in modo sintetico e in modo utile, diciamo, per un'esposizione di tipo didattico, seppure a un pubblico qualificato, perché si trattava di insegnanti, appunto questo tema dei poteri occulti, che per me non era nuovo, però in fin dei conti mi sono resa conto anche dall'interesse che la cosa ha poi avuto tra il pubblico nel quale mi sono trovata di fronte, che in realtà è una tematica di cui si parla, ma si parla troppo poco, se ne parla in modo non forse adeguato all'importanza che essi hanno avuto. E da lì, da questa esperienza, ho pensato di fare questo compendio, una specie di vademecum, insomma, sui poteri occulti, con un obiettivo in particolare, quello di togliere, diciamo, i poteri occulti da un ambito di inutile complottismo, perché questa parola, questa espressione poteri occulti rimanda a qualcosa di indimostrabile, a qualcosa appunto che si trova all'interno di mondi sconosciuti e dunque non dimostrabili e dunque insomma alla fine inutili. In realtà non è così. I poteri occulti hanno determinato l'agenda del nostro paese e quindi andare a capire meglio di cosa si tratti, secondo me, è un passaggio fondamentale che è stato fatto troppo poco. E chiaramente mi sono dovuta cimentare con alcune opere di Bobbio, perché comunque la si guardi, il filosofo torinese è quello che, diciamo, in Italia ha affrontato con una certa continuità questo tema, e già nel 1970, quando ne scrisse per la prima volta.
c'era già stata la strage di Piazza Fontana, c'erano le voci del golpe, insomma era un periodo molto molto teso, molto difficile, e quindi Bobbio fu coraggioso nell'affrontare questo tema e nell'indicare le questioni essenziali, perché io ho affrontato il tema dei poteri occulti non tanto cercando di spiegare il fatto che in un sistema democratico ci sono sempre delle stanze, delle istanze, anzi più correttamente, che concorrono segretamente, no, a fare i propri interessi. Quelli agiscono, sono poteri che agiscono in modo occulto, ovviamente, ma questo in qualsiasi regime c'è sempre, il sovrano è sempre allerta perché c'è qualcuno che trama nell'ombra per scalfire il suo potere. E questa è una dialettica, diciamo, naturale, quindi non si tratta tanto di affrontare i poteri occulti sotto questo punto di vista, quanto di capire perché in Italia, e questo è il punto cruciale, il potere, ha dovuto sempre misurarsi, ha dovuto sempre fare patti, ha dovuto sempre confrontarsi con pezzi di potere che hanno rappresentato parte della nostra Costituzione materiale e che però hanno agito nella illegalità, nella clandestinità, hanno agito come contropotere. Ma non si tratta di diciamo, espressioni di interessi illegittimi e contrastati, si tratta di espressioni di interessi che avevano una loro cittadinanza dentro lo Stato, anche se poi per noi si tratta di forze occulte. Quindi diciamo che dal punto di vista in cui io l'ho guardata questa tematica, si può usare un'espressione forse più utile che è quella, Bobbio li chiamava poteri invisibili, altri suggeriscono poteri indiretti, che anch'essa è un'espressione secondo me piuttosto efficace. Comunque, il punto è che per la nostra Costituzione, la storia del nostro paese è stata caratterizzata dalla presenza di forze che hanno agito nella oscurità e che però hanno determinato l'andamento della nostra democrazia. Si tratta di forze che hanno, con cui i governi, il potere legittimo, si è trovato a dover fare necessariamente i conti perché avevano una loro presenza forte, una loro diciamo, forza e pervasività. Che sostanzialmente li ha resi protagonisti invisibili della nostra vita. Io ho individuato anche con l'aiuto di alcuni, con l'aiuto di un testo di uno storico che si chiama Angelo Ventura, diciamo, le categorie di poteri occulti, perché poi in realtà quando si tratta di poteri occulti non si, insomma, sembra che si parli di qualcosa di esoterico. No, i poteri occulti sono presenze organizzate e che in qualche modo noi possiamo capire l'ambito, sappiamo l'ambito in cui agiscono, perché si tratta di pezzi dei servizi segreti italiani o internazionali, si tratta di pezzi di forze criminali o eversive che hanno agito in Italia appunto come un contropotere. Si tratta di uomini particolarmente significativi, uomini cerniera che hanno assunto il ruolo chiave di essere crocevia di interessi illegittimi e diciamo il governo formale. Si tratta dunque di ambiti definibili
accanto ai quali purtroppo c'è l'ambito forse oggi più pervasivo, più pericoloso, davvero per la stabilità, per un processo, diciamo, di trasparenza democratica, che è il grande ambito della massoneria, che ha una storia, nasce in un certo modo e poi diventa in realtà un contropotere e estremamente forte. Mi riferisco non solo alla massoneria che noi nelle nostre menti è una massoneria deviata, perché pensiamo alla P2, naturalmente anche a questa forza, ma anche a la diffusione di gruppi che hanno una natura massonica e quindi hanno un vincolo segreto, perché questo è allucinante che nel nostro paese ancora la massoneria possa tenere segreti i propri appartenenti, è contrario a qualsiasi principio di trasparenza e di pubblicità, insomma, che dovrebbe accompagnare il processo democratico. E si tratta di gruppi nei quali la cooptazione, diciamo, della classe dirigente, la definizione di interessi e di ambiti, diciamo, di contrattazione con le istituzioni, sono sempre più importanti, e questo è un pericolo, forse il pericolo maggiore in questo momento per la nostra democrazia. Non so se ho spiegato, diciamo, bene il concetto, che è all'origine di questo libro. Mi fermo qui e ti lascio la parola. Sì, direi che è chiaro. Tra l'altro, a proposito della massoneria, tu hai citato nel tuo libro anche Gioele Magaldi e le cosiddette urloge, cioè le super logge sovranazionali. E noi conosciamo molto bene Gioele Magaldi, è stato anche diverse volte ospite in trasmissione. Ci sta poi riguardo ai servizi segreti, ma in realtà a qualcosa di molto più complesso, che è la guerra psicologica. Un punto che vorrei toccare, perché non se ne parla molto, e tu ne parli nel tuo libro, ed è il convegno sulla guerra rivoluzionaria che si svolse all'Hotel Parco dei Principi a Roma nel maggio del 1965. Quindi, se vuoi dirci qualcosa riguardo a questo, perché appunto è un qualcosa di, secondo me, molto importante per capire come è stata poi organizzata la guerra psicologica in Italia, ma di cui non si parla quasi mai. Hai ragione, hai perfettamente ragione e ti ringrazio di questa domanda. La premessa è che la forza dei poteri occulti è stata determinata nella storia della nostra Repubblica, soprattutto in un contesto in cui l'Italia era al centro della guerra fredda. Quindi la forza dei poteri occulti è nata anche dall'informalità con cui i governi hanno agito in un contesto in cui sostanzialmente l'Alleanza Atlantica e gli interessi atlantici era stato deciso che venissero garantiti in ogni modo, con ogni mezzo, anche i mezzi illegali. E durante la Guerra Fredda questo è stato fatto ripetutamente, tanto che diciamo, l'ufficialità delle modalità con cui i governi hanno agito durante quella guerra fredda sfugge, ed è qui gli storici hanno difficoltà a poter raccontare questa storia usando documenti ufficiali, perché naturalmente non ce ne sono. Ma all'interno di questo contesto i poteri occulti hanno avuto la meglio, perché hanno potuto agire liberamente, grazie anche al fatto che ci sono state, diciamo, dei poteri, delle zone in cui il potere decisionale
era esterno a quello legittimo. E quindi in questo contesto uno dei motivi per cui in Italia sono proliferati i poteri occulti è stato anche la presenza di agenzie atlantiche. Nate all'interno del grande, diciamo, della grande operazione di Stay Behind, agenzie che hanno agito, di cui non abbiamo ancora capito il numero, l'entità, la quantità, ma sicuramente da quel che è certo, da quel che è fin oggi documentato, hanno avuto un ruolo molto importante, avendo al loro interno, diciamo, forze criminali, soprattutto quelle legate ai gruppi neofascisti, e anche espressioni istituzionali, in particolare delle forze armate. Ora, questo connubio, che è stato sicuramente molto forte e che noi conosciamo bene all'interno di una di queste esperienze molto importanti che si chiama Nuclei di Difesa dello Stato, che era gestita proprio da un ufficiale dell'esercito che si chiamava Amos Spiazzi, che è morto poco tempo fa, e che poi il giudice Tamburino nel 74 ha fatto saltare, ha scoperto. Quindi, diciamo, da quel momento le modalità di agire degli NDS sono cambiate, si sono diluite queste forze all'interno di altre strutture che restano abbastanza impercettibili ancora oggi per molti aspetti. Ma diciamo, l'organizzazione di queste agenzie di destabilizzazione che rientrano dentro questo grande cappello, è nata proprio all'Hotel Parco dei Principi, in quel convegno che tu prima richiamavi, organizzato nel 1965 a Roma dall'Istituto Pollio, finanziato dai soldi dei servizi segreti, un convegno nel quale si confrontano e si tratta. È stato una specie di seminario in cui diciamo, ci si è confrontati intorno ad alcune tematiche con la finalità di passare poi all'azione. E il convegno, che era chiamato, il titolo era La guerra rivoluzionaria, si è posto il problema di come combattere l'avanzata delle forze progressiste in Italia. Al convegno hanno partecipato uomini dei servizi segreti, uomini delle forze armate e uomini del mondo del neofascismo. Ed è stato uno dei punti più alti e forse ancora oggi meno studiati per certi aspetti dell'organizzazione della destabilizzazione in Italia, perché poi è da lì che sono nate tutta una serie di tematiche legate alla destabilizzazione, in particolare all'uso del terrore, all'uso delle manipolazioni, a come in realtà insinuarsi dentro e infiltrarsi dentro i movimenti di protesta. Insomma, si è trattato, diciamo così, del luogo e del momento in cui è stata elaborata la guerra psicologica, che è quella che è stata realizzata in Italia, possiamo chiamarla anche guerra non convenzionale, ma è quella che è servita per avvelenare il clima politico, per destabilizzare, per creare e addestrare gruppi che mettessero bombe qua e là, e che tentassero infiltrazioni dentro appunto i movimenti progressisti, e quindi tentassero di depotenziarli, così come hanno fatto con la grande operazione. Un esempio di questo è la grande operazione Caos, che ha avuto anche in Italia una sua piccola parte, cioè i movimenti di protesta in America e poi anche in Italia sono stati depotenziati con la diffusione delle droghe. Il grande, diciamo, il grande
strumento con cui è stata combattuta la contestazione giovanile è stata l'eroina. E questo è avvenuto anche in Italia. Parte di questo grande disegno di avvelenamento del sistema democratico. Sì, noi adesso abbiamo poco tempo purtroppo a disposizione, ma sicuramente riprenderemo questo discorso sulla guerra psicologica in seguito, magari anche nella prossima stagione. Allora, questa è l'ultima intervista di questa stagione di Border Knights, la mia ultima intervista. Vorrei concluderla con te, Stefania, con un tuo ricordo di un grande giornalista che purtroppo ci ha lasciati ad ottobre del 2017, con cui tu hai anche scritto dei libri. Vorrei concludere proprio questo mio ciclo di interviste in questa stagione di Border Knights proprio con un ricordo di Sandro Provvisionato. Questo mi fa tanto tanto piacere, ti ringrazio perché Sandro era soprattutto un amico perché avevamo acquisito molta familiarità con lui e con sua moglie e da questo punto di vista mi manca tantissimo, innanzitutto proprio come amico, come presenza gioviale, come confidenza, come insomma come l'amico al quale sai che ti puoi rivolgere in qualsiasi momento. Io l'ho conosciuto diciamo nell'ambito dei miei interessi, della mia professione, ho avuto questa felice esperienza di collaborazione con lui e devo dire che io ho perso un amico, tanti di noi hanno perso un amico, ma tutti noi abbiamo perso un patrimonio di conoscenze incredibile, perché Sandro era un giornalista molto legato ai fatti. E da questo punto di vista lui aveva, diciamo, era una specie di archivio, della memoria criminale del nostro paese. E raramente, ti puoi incroci una persona, un giornalista, che è in grado di, far riferimento in modo preciso a dei fatti. Quando parla di questo o quell'evento, di questa o quella fase del nostro paese. Lui era molto legato ai fatti, in questo senso era un giornalista puro e poi era un giornalista libero, nel senso che lui era disposto a cambiare la sua idea, non era disposto a fare compromessi con nessuno, nel senso che proprio non gliene fregava niente e riteneva che il senso della sua professione fosse quello di una continua elaborazione frutto della propria esperienza, della propria cultura, appunto della propria capacità giornalistica. E quindi, io me ne rendo conto sempre più spesso lavorando che Sandro era una risorsa importante per questa povera memoria storica del nostro paese. E quindi a me manca molto. Gli ho dedicato questo libro, ma devo dire che mi rendo conto di quanto lui avrebbe potuto ancora essere importante per tutti noi, perché era giovane, aveva in mente, aveva in animo altri progetti, avevamo in animo insieme altri progetti e so che tante cose senza di lui non si possono fare e quindi è una perdita collettiva enorme. Vi ringrazio tantissimo che voi volete ricordarlo perché Sandro va ricordato, è stato davvero un giornalista prezioso, intelligente e un grande amico per me. Per quanto riguarda me, è stato uno dei primi, diciamo, ad aprirmi un po' gli occhi con il suo sito veramente straordinario, Misteri d'Italia. Ed era, sì, veramente un grande.
Io, Stefania, ti ringrazio molto sia per questo ultimo ricordo di Sandro e sia per l'intervista. Ricordo ancora il titolo del libro Poteri Occulti, Edizioni Rubettino. E ti ringrazio ancora e ti auguro una buona serata. Grazie tante a voi, grazie davvero.